Salve a tutti e benvenuti! È tempo di preparare il calendario dell'Avvento. Il 1° dicembre si avvicina e i nostri bimbi non vedono l'ora di aprire le varie caselline. Quest'anno ho ideato un calendario dell'Avvento partendo da un oggetto di riciclo, ovvero i cartoni delle uova. Ho riciclato una confezione completa e un altro pezzettino in modo da creare i miei 24 scomparti. Ho poi rivestito il tutto e ho utilizzato principalmente questa fustella della coppia creativa che taglia 3 dei 4 lati, mentre un lato incide semplicemente, quindi fa una piega. Vediamo cosa ci serve per realizzare questo progetto. Per prima cosa abbiamo bisogno delle confezioni per le uova. Io utilizzo una completa da 10 e una da 4. Poi vedete voi come riuscite ad assemblarle meglio. Due pezzi di cartoncino bianco che misurano 22 x 32 cm. Delle strisce di cartoncino rosso larghe 4,5 cm, la lunghezza andremo a determinarla in un secondo momento, la lunghezza finale, perché servirà a coprire l'intero perimetro della scatola. Useremo ancora della gomma crepla glitter, sia adesiva come in questo caso, sia non adesiva, che renderemo noi adesiva utilizzando il Craft Emotion, il biadesivo adatto alle fustelle, di cui vi ho parlato in un video precedente. Vi lascio il link qui in alto sulla i. Del nastro in organza, dei campanelli decorativi e tantissime fustelle della coppia creativa. I nuovi fiorellini, il fiocco di neve, l'alberello, i bastoncini di zucchero, i cuoricini, i numerini e così via. Infine useremo la colla a caldo e la colla liquida. Prendiamo il primo pezzo di cartoncino 22 x 32 cm e andiamo a fare una piega a 1 cm su ogni lato. Cartoncino era troppo lungo, quindi rigiriamo e completiamo i due punti in cui non avevamo marcato la piega. A questo punto marchiamo la piega. Creiamo gli angolini, quindi tagliamo i 4 lati. E incolliamo gli angolini. Possiamo anche utilizzare la colla a caldo o la colla semplice, come preferite. Io utilizzo la colla a caldo giusto per velocizzare il tutto. Il fondo della scatola è pronto. Prendiamo l'altro pezzo di cartoncino e anche in questo caso andiamo a fare la piega 1 cm per ogni lato. E qui tagliamo gli angolini. Questa volta però non incolliamo. Facciamo i taglietti, ma lasciamo il tutto aperto. Prendiamo la riga e la matita e creiamo 6 quadrati sulla prima fila, quindi 6 x 4. Ogni quadrato misura 5 x 5 cm. Thank you.
abbiamo così creato le nostre guide. Prendiamo la fustella e la Big Shot Plus. Se non avete la Big Shot Plus o la fustella della coppia creativa, potete semplicemente ritagliare con un taglierino dei quadrati che misurano 4,5 x 4,5 cm. Tagliate solo 3 dei 4 lati, l'ultimo lato, quello laterale, va marcato con una pieghetta, quindi dovete semplicemente fare una piega. Centriamo la fustella all'interno del quadratino. Blocchiamo con un post-it. Tagliamo. Non marcate la piega, ovviamente. Ripetiamo la stessa identica operazione 24 volte. Ecco come si presenta dopo aver tagliato tutte le finestrelle. A questo punto assembliamo. Mettiamo prima di tutto la colla a caldo per unire tutti i pezzi del cartone delle uova. Prendiamo il fondo della scatola e lo posizioniamo in basso. Adesso possiamo incollare le alette, come abbiamo fatto in precedenza. Posizioniamo bene e andiamo ad applicare la striscia di cartoncino larga 4,5 cm. Cosa facciamo? All'inizio lasciamo uno spazio senza incollare per poi applicare l'ultimo pezzettino, quindi allineiamo. Ecco la struttura pronta. Non ci resta che decorare il tutto. Dopo applichiamo il nastrino tutto intorno per appendere il calendario. Ecco pronti i due calendari per le mie due bimbe, decorati e pronti per essere aperti. All'interno inserirò dei cartoncini che andranno chiusi dentro la scatolina con delle attività da fare insieme, oltre a un cioccolatino oppure una pallina, un piccolo regalino.
Mi auguro vi piaccia questa idea. Se vi fa piacere, lasciate un commento sotto questo video per farmi sapere la vostra opinione. A presto! Ciao ciao!